Sono Francesca Fedeli, presidente di Fed Stroke e fondatrice di Mirrorball. Ci occupiamo di disabilità di tipo motorio, un problema che impatta diverse fasce della popolazione, a partire dalla popolazione anziana, quindi over 65, che per il 50% è afflitto da disabilità di tipo motorio e da multicronicità. Non molte persone sanno che la fase in cui il nostro cervello è più vulnerabile è quando siamo nella pancia della nostra mamma. Circa 17 milioni di bambini in tutto il mondo hanno avuto una diagnosi di paralisi cerebrale infantile. Una problematica che è intervenuta con una lesione importante al loro sistema nervoso centrale e che può dar loro delle disabilità di tipo motorio, cognitivo o comportamentale. A partire dal 2011 noi abbiamo cominciato ad occuparci di bambini che avevano sviluppato delle lesioni al cervello alla nascita o in età pediatrica. E lo abbiamo fatto proprio grazie a Mario. He's Mario, he's our son. 10 days later than he was born, we discovered that he had a stroke. The right part of his brain is gone. Mario, nostro figlio, a 10 giorni dalla nascita ha ricevuto una diagnosi di ictus perinatale, quindi un tipo di malattia che noi pensavamo essere associata soprattutto all'età adulta. Siamo partiti dallo studiare il cervello di questi 17 milioni di bambini impattati dalla diagnosi di paralisi cerebrale infantile e dai 15 milioni di bambini nati pretermine e quindi ad alto rischio di sviluppare in futuro delle disabilità di tipo motorio. Fin dall'inizio ci siamo accorti che i bambini che avevano subito una grave lesione al cervello alla nascita o in età pediatrica erano un po' stati dimenticati sia dalla ricerca scientifica che dal sistema di cura sul territorio. Infatti oggi questi bambini riescono ad avere come tipo di riabilitazione garantita dallo Stato un paio d'ore a settimana per quanto riguarda la riabilitazione soprattutto motoria. Si tende a lavorare sull'area impattata, quindi sul limitare il danno piuttosto che a intervenire sul potenziale residuo. Ci siamo resi conto che il vero welfare per queste famiglie erano le famiglie stesse. La famiglia oggi si prende carico di definire quale può essere il percorso di cura e coordinare le diverse figure del percorso di riabilitazione. Abbiamo cominciato a chiederci: ma che cosa succederebbe se invece di andare a valutare soltanto l'esito della lesione, intervenire dal punto di vista riabilitativo soltanto sulla loro mano che non si muove o sul loro piede che cammina in maniera strana? Potessimo davvero impattare attraverso una diagnosi precoce sul loro potenziale residuo, quindi andare a lavorare su quelli che sono i loro punti di forza e andarli a sviluppare affinché anche loro possano avere un futuro da adulti autonomi e soddisfatti. Io sono Roberto D'Angelo e insieme a mia moglie sono il cofondatore di Fight the Stroke. Mirrorball nasce nel 2014 con l'intenzione di creare una soluzione a 360 gradi per questi bambini e per le loro famiglie. Tre pilastri su cui si basa Mirrorball sono stati la partnership forte con la ricerca scientifica più avanzata, l'uso di tecnologie moderne ed innovative e l'ossessione nel disegnare questo processo, questa soluzione assolutamente intorno ai bambini e per i bambini stessi. Abbiamo sin da subito stabilito una fortissima partnership col gruppo di ricerca del professor Giacomo Rizzolatti, il quale aveva scoperto qualche anno fa il concetto dei neuroni specchio. Dal punto di vista di tecnologia abbiamo cominciato a sfruttare la rete, l'intelligenza artificiale, per costruire da una parte delle reti di supporto alla famiglia che andassero oltre qualsiasi tipo di barriera, fino ad arrivare a creare una vera e propria soluzione di teleriabilitazione per questi bambini. Una piattaforma tecnologica che permette di aiutare questi bambini direttamente a casa loro, rendendo i genitori parte attiva di questo processo attraverso tecnologie sofisticate che vanno dall'intelligenza artificiale al peer learning, ossia questi bambini imparano l'uno dall'altro grazie alla tecnologia, è come se fosse un continuo in cui si vedono attraverso lo schermo del computer o della televisione e possono apprendere nuovi skill che poi li aiutano nella loro vita quotidiana. Eccola! Dove? Evviva!
È un corso di magia. Nell'arco di un mese, allenandosi ogni giorno per circa 45 minuti, imparano un nuovo trucco di magia. Ciao ragazzi, benvenuti a Miracle. Questo mese imparerete i segreti per diventare dei veri e propri maghi. Innanzitutto c'è un processo che è stato disegnato intorno alle esigenze della famiglia. Questa è la linea nera, la linea dritta. Ora ti faccio sentire la linea verde zigzag. Senti bene, questa è la linea rossa che fa le onde larghe. Abbiamo dato la possibilità alle famiglie di stabilire e di scegliere il momento migliore per fare la visita di screening. La visita di screening nella clinical trial è fondamentale perché ci permette di avere una prima visita standardizzata. Alla famiglia viene consegnato un toolkit. Il toolkit è composto da una scatola, un contenitore che non è una semplice scatola, è il contenitore della magia. Ogni bambino ha scelto il suo stile. Dentro il toolkit ci sono un computer, una telecamera Kinect 3D, i giochi di magia. Il corso di magia si fa prima guardando un mago professionista che grazie a delle tecniche particolari di ripresa ci permette di far vedere fino ai minimi dettagli i movimenti, la granularità dei movimenti. Poi c'è una fase che si chiama di visualizzazione che mi permette di chiudere gli occhi e di rielaborare quello che ho appena visto. E poi c'è la terza e ultima parte, quella in cui mi esercito nell'imparare il trucco. Ma non lo faccio da solo, lo faccio insieme ad un altro bambino che so essere il mio pari ideale in questo processo di apprendimento. Significa che a monte noi abbiamo selezionato delle coppie di bambini in funzione alle loro capacità motorie e cognitive e alla loro capacità di essere trainati o di trainare un altro. Non c'è niente di più efficace nell'attivazione del neurone specchio che l'avere un mio pari leggermente migliore di me, ma non troppo, perché questo proprio stimola al massimo tutto il meccanismo della plasticità cerebrale. Noi siamo riusciti a tracciare, a monitorare costantemente all'interno di ogni sessione come fluttuavano le emozioni dei bambini. Siamo riusciti a creare una sorta di sistema di telemetria dell'empatia, cioè misurare quando questi due bambini collegati da remoto riuscivano a convergere sulla stessa emozione. Dal punto di vista dei risultati motori, l'obiettivo nostro era stimolare soprattutto le capacità bimanuali e dei bambini che hanno ottenuto i miglioramenti, parliamo di un miglioramento medio intorno al 26-26,5%, che sono numeri molto interessanti, soprattutto se considerate il periodo breve, tutto sommato, di somministrazione della clinical trial. Noi stiamo parlando di 4 settimane. Sono Arturo Nuara, sono neurofisiopatologo e lavoro nella sede di Parma dell'Istituto di Neuroscienze del CNR. Il progetto Mirrorable si inserisce in quello che è il contesto della tradizione del laboratorio di cui faccio parte, che è noto per la scoperta dei neuroni specchio. I neuroni specchio sono una particolare classe di neuroni che si attiva sia quando noi compiamo una determinata azione, sia quando osserviamo un nostro simile che sta compiendo la stessa azione. Ci sono numerose evidenze scientifiche che suggeriscono il fatto che osservare un'azione, riprodurla internamente, quindi rappresentarla internamente attraverso l'immaginazione per poi eseguirla attivamente, quindi imitarla, possa condurre a un apprendimento motorio, a un aumento anche delle performance motorie considerate. Mirrorable si ispira sicuramente a questo concetto, a questo approccio neuroabilitativo, introducendo un'importante novità inedita, che è l'interazione fra bambino e bambino. Questa particolare classe di neuroni si attiva infatti quando noi compiamo una determinata azione e allo stesso modo quando noi osserviamo un nostro simile che sta compiendo la medesima azione. Quindi trasformano istantaneamente un'informazione di tipo visivo in una rappresentazione motoria. Lo studio Mirrorable è iniziato nel 2016 e dopo la fase di implementazione della piattaforma si è passati al reclutamento. I bambini sono stati visitati un mese prima, all'inizio della somministrazione della piattaforma e a distanza di un mese dall'inizio dell'utilizzo di Mirrorable. Quello che abbiamo osservato è un miglioramento significativo delle capacità, delle funzionalità manuali nell'arto colpito dalla paralisi cerebrale, in particolare per tutto ciò che riguarda le attività bimanuali. In altre parole, i bambini sono stati in grado, al termine dell'utilizzo di Mirrorable, di adoperare con più facilità, di reclutare più volentieri l'arto deficitario nei compiti bimanuali.
È importante notare che anche la compliance, l'adherence al trattamento e il grado di engagement hanno mostrato un profilo veramente soddisfacente. Basti pensare che tutte le sessioni sono state svolte in modo adeguato, c'è stato un grado di soddisfazione molto particolare da parte dei bambini e le famiglie hanno partecipato in modo costante, giornaliero, in modo proficuo a tutto l'iter riabilitativo. Ciò che sembra predire in un certo senso la possibilità che avvenga questo miglioramento è il fatto di trovarsi a interagire con un bambino che abbia delle capacità superiori alle proprie dal punto di vista motorio. In altre parole, è come se fosse avvenuto una sorta di trascinamento in cui il leader, o meglio chi ha la capacità di offrire delle performance migliori dal punto di vista motorio, è in grado di indurre un apprendimento motorio più efficiente in chi ha più difficoltà. Sono Gwendalina Graffigna, sono professore associato alla Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano e coordino il centro di ricerca Engage Minds Hub. Engagement è il termine tecnico che indica il coinvolgimento attivo e la percezione di protagonismo, ma anche di resilienza psicologica che il genitore può avere durante il percorso riabilitativo del suo bambino. Nel progetto Mirrorable abbiamo fatto una valutazione a T0, cioè all'inizio dell'arruolamento nella sperimentazione e poi dopo 4 settimane di sperimentazione. La sperimentazione Mirrorable ha dimostrato una crescita di circa il 10% nei livelli di engagement dei genitori dei bambini che hanno partecipato. Questi sono dei risultati davvero importanti perché vuol dire che abbiamo nel campione rilevato, praticamente minimizzato, portato a zero dopo la sperimentazione, quei genitori che seppur in minoranza avevano dei livelli molto bassi di engagement all'inizio della sperimentazione e siamo riusciti ad avere la maggioranza dei genitori partecipanti al livello 4 di engagement, che quindi è il livello maggiore, ottimale. Quindi dal nostro punto di vista, sia scientifico sia diciamo clinico applicativo, non possiamo che dire che la sperimentazione ha portato delle indicazioni di grande potenzialità di questo strumento. Allora, mi chiamo Isabella Baroni, sono la mamma di Tito. È entrato immediatamente in una connessione empatica con la bambina che partecipava al progetto insieme a lui. E questo penso sia stata la spinta motivazionale più forte a portare avanti il progetto per tutto il mese. È facilissimo e semplicissimo da usare, praticamente a misura di bambino, nel senso che era sempre Tito che avviava o chiudeva la piattaforma. Mi chiamo Stefania Bernava e sono la mamma di Federico Prina. Il fatto di farlo in casa sicuramente mi ha agevolato come genitore. Si tratta di una terapia che non viene vissuta dal bimbo come tale, ma che è un momento di grande autostima, perché riesce a fare un qualcosa per cui è stato scelto lui e non un altro. E in un contesto familiare dove puoi invitare amici, compagni, dove puoi esercitarti senza essere stressato dalla presenza dell'ospedale, di un dottore. Comunque non ha mai mollato, non ha mai detto io non lo voglio più fare, perché secondo me è molto importante il fatto che ci fosse anche un altro bimbo dall'altra parte che lo aspettava e che non poteva andare avanti senza di lui. Adesso afferra meglio le cose e soprattutto le sa coordinare con la mano, le sa muovere dove dice lui. È importante perché il bambino rimane a casa e non deve affrontare terapie al di fuori o che comunque lo tolgono dal suo tessuto familiare. Il ricordo è quello di un'esperienza nuova, diversa dal solito e secondo noi molto riabilitativa. Il problema l'abbiamo guardato dalla prospettiva personale invece che interpersonale, cioè invece che noi genitori che guardavamo il problema per la prima volta è stata la bambina che ha visto il suo problema direttamente in se stessa, rispecchiata. E poi rispecchiata anche nell'altro bambino, ovviamente, nella TV. E questo ha permesso poi di spostare molto con lei il discorso sull'autoaiuto, quindi la capacità in se stessa di trovare la motivazione per migliorarsi. Rispetto alle sessioni riabilitative con l'operatore, in cui noi siamo fuori dalla porta, questa è stata un'esperienza che ha coinvolto non solo loro, ma c'eravamo noi proprio come tifoseria, mamma e papà,
a fianco loro durante le sessioni quotidiane. Quello che ho imparato in fretta a fare era l'esercizio del fazzoletto, perché a parte tirare, fare, riuscivo anche a non far vedere il trucco. C'era un anello che lo prendevi con la mano magica e c'era un pezzettino giallo e lo chiudevi per non farlo vedere e con l'altra mano lo pincevi e usciva un altro colore. Ho fatto i giochi di partito. L'idea di vedersi con un altro e farlo con un altro, cioè che non c'è però lo vedi, è anche molto bello, quindi mi è piaciuto. E poi alla fine, quando ho dovuto smettere, ero molto dispiaciuto, ecco. Che le magie sono vere. Adesso possiamo costruire sopra quello che abbiamo raggiunto per poter aiutare sempre più bambini, sempre più famiglie. Vediamo Mirrorable come piattaforma tecnologica evolvere sempre di più verso un sistema che supporta i terapisti e che magari è all'interno del centro di riabilitazione o della struttura e che lavora in simbiosi con quello che viene fatto a casa insieme alle proprie famiglie. Vediamo l'evoluzione e l'integrazione di un mondo digitale con un mondo fisico. Per questo stiamo realizzando un camp intensivo, fisico, in cui i bambini si incontrano fisicamente nello stesso luogo per 2 settimane. Un'evoluzione del bambino non solo come soggetto del processo di riabilitazione, ma come protagonista del processo di riabilitazione. Vediamo il bambino che in una certa fase del percorso è colui che impara perché riceve da un altro bambino che è un po' più bravo di lui o di lei. Vediamo lo stesso bambino che in un'altra fase diventa il maestro di qualcun altro. Pensiamo che questo meccanismo di apprendimento di skill motori e cognitivi possa essere esteso, perché no, anche ai bambini cosiddetti normali. Se è vero, come ci siamo detti finora, che Find the Stroke è nato con la missione proprio di aiutare questi bambini colpiti da ictus e le loro famiglie, è altresì vero che vediamo nel prossimo futuro anche la possibilità di aiutare anche altre tipologie di persone con problemi similari. Mi riferisco a chi ha problemi di tipo motorio. Per esempio, c'è tutto il mondo degli adulti colpiti da ictus, c'è il mondo del Parkinson o c'è il mondo della riabilitazione ortopedica. Ciao a tutti, mi è piaciuto tantissimo fare i Mirrorable con Tito. Mi sono divertito un sacco con il bussolotti, anche con gli altri. Mi sono impegnato, poi alla fine mi è riuscito. Mi sono messo seduto e poi ho cercato di farlo e alla fine mi è venuto fuori il pastiglio. Felice di fare i Mirrorable! Ma non ce la fa! Oh!